Ovviamente nell'ambito di questa accelerazione forte, no, verso il cloud networking, volevo capire con te il ruolo dei sistemi integrator, soprattutto che ruolo hanno nel tradurre valore di questa strategia, soprattutto in una fase in cui la pressione è alta, sia dal punto di vista del business, ma proprio anche sulle reti, cioè rispetto a quello che le aziende si aspettano dalle reti, no? Quindi anche qui voi, diciamo, come hub, come catalizzatore del valore, come vi state muovendo per supportare il canale? Innanzitutto, questa è una domanda, la mia preferita. Secondo me il ruolo del sistema integratore è fondamentale da sempre, perché? Per un motivo facilissimo, perché deve essere in grado di tradurre in esigenze del cliente la tecnologia. Quindi non è l'acquisto della tecnologia per sé, non serve a niente, la tecnologia deve essere finalizzata a risolvere dei problemi. Il sistema integrator che vuol fare il mestiere fatto bene, a mio avviso, dovrebbe conoscere bene gli ambienti operativi dei clienti, i problemi che i clienti devono risolvere. Consigliargli di identificare le migliori tecnologie per la risoluzione di quei problemi e poi aiutarli ad adottarle, perché poi anche qui non ci dimentichiamo che la tecnologia rimane sempre un tema abbastanza complesso e quindi non basta essere in grado di metterla in opera in maniera adeguata, ma poi bisogna aiutare il cliente a utilizzarla. Il nostro ruolo è quello che sappiamo fare meglio, quindi da un lato trasferire le competenze sulle tecnologie che abbiamo a portafoglio ai nostri clienti, dall'altro continuare ad innovare e quindi introdurre sul mercato italiano tecnologie che aiutano sempre di più i clienti a risolvere problemi maggiori, soprattutto in ambito di sicurezza. Certo. E quindi sai che noi siamo da sempre impegnati in fare scouting di nuove soluzioni e questa è una cosa che facciamo con regolarità. Grazie, Luca. Senti, Valerio, una bella opportunità Sì, dunque, no? Cioè, grande supporto da parte del distributore a valore. Se dovessimo assolutamente. disegnare il DNA di un partner che vuole salire a bordo con voi, qual è? E poi voi dall'altra parte che cosa mettete, cosa date in cambio? Cioè, che cosa fate per aiutarlo a svilupparsi? Beh, sicuramente come dicevamo, adesso basta leggere i giornali e sicuramente vediamo che la cyber security è il tema principale su cui tutti tengono. Poi che si parli di cyber security legata in cloud o che si parli di cyber security in generale a livello di infrastruttura, anche come ben sappiamo la pandemia ha cambiato anche un po' il modello di vendita anche di business di alcune cose. Per cui Certo. l'innovazione deve essere nel DNA del partner, perché sicuramente mentre qualche anno fa, ormai non tanti, ma qualche anno fa si parlava di vendere un prodotto, in questo momento ormai è innegabile, è impossibile non andare a vendere una soluzione, come vedremo anche poi successivamente anche parlare di servizi. Quindi la soluzione ideale per un partner è quello di avere un partner innovativo che in qualche modo spinga e segua proprio questo trend, che è quello di andare a essere a sua volta un partner innovativo sull'impresa e sulla cosa per poter approcciare meglio quello che è il mercato che ci aspetta. E quindi direi che la partner security, Certo. la cyber security sicuramente è una delle aree su cui aspettiamo, abbiamo visto i dati di crescita anche inclusi, eccetera, eccetera, è un 2022 molto molto importante. Per cui Zyzer chiaramente come sempre è a fianco del partner, ovviamente in collaborazione con il distributore è una parte importante e quindi la collaborazione Zeiss e Lexus è fondamentale per poter approcciare e arrivare meglio a dare formazione, servizi e un po' quello che sempre insieme andiamo a fare in questi ormai 20 anni e più di collaborazione. Grazie Valerio, grazie mille. Senti Prego. Luca, io riprendo quello che diceva Valerio, no? Proprio i dati del Clusit. Il presidente del Clusit, Fagioli, ha parlato di un'emergenza globale per quanto riguarda la security, no? Quindi abbiamo detto che stiamo accelerando in maniera violenta verso il digitale, verso il cloud networking, come tu dicevi, verso soluzioni innovative.
però dall'altra parte c'è una difficoltà nel guidare, nel gestire questa accelerazione così violenta, no? Quindi volevo capire da te che tipo di ruolo vi state dando, perché ovviamente da quello che dicono gli esperti, appunto, lo stesso Cruzi diceva o si riparte in maniera sicura oppure non serve a nulla, no? Quindi capire cosa state facendo. Ma questo è il nostro mestiere da sempre, alla fine. Noi siamo un'azienda che da sempre è nata nell'ambito cyber security, si è rimasta specializzata in questo settore importante che purtroppo sta acquisendo sempre di più rilevanza. E ancora una volta io ti dico quello che ti dicevo prima, a noi vengono bene magari poche cose, però cerchiamo proprio di farle bene. La prima è trasferire le competenze non tanto e solo sulle tecnologie, ma anche quanto sugli scenari di mercato e la necessità di contrastare questi attacchi, queste, diciamo, situazioni spiacevoli che comunque sempre di più le aziende si trovano a gestire. L'altra cosa è di cercare di costruire con le soluzioni che abbiamo a portafoglio un qualcosa che sia di risposta sempre più sofisticata a questi attacchi che diventano sempre più sofisticati. E quindi non basta più, come diceva anche prima Valerio, acquisire un prodotto, bisogna acquisire una serie di prodotti che messi insieme costituiscano una difesa efficace.